sociale di bambini culturali. Poi noi abbiamo un credo di cui l'istituto è l'unico partner italiano, e poi una decina di paesi europei, una trentina di istituzioni culturali. C'è chi sta per quello che sta più biancaggio, le culle della cultura europea. Sostanzialmente è il tentativo di indagare le radici della nascita di questo progetto, la costruzione dell'Europa, su un momento particolarmente difficile, come sappiamo, dove la costruzione è stata un po' messa in discussione, indagarle e restituirle al pubblico, soprattutto giovanile, che costituisce il futuro poi dell'Europa, i cittadini di domani, e quindi è quanto mai importante. Per questo noi abbiamo inserito due progetti, doveva in realtà essere uno solo, poi ci è parso che entrambi i progetti, come poi risultato, fossero notevoli. Ne sentirete adesso una breve illustrazione. Entrambi hanno lavorato appunto sul patrimonio culturale della loro città, del loro territorio, che è l'Arena, e su quello hanno svolto due percorsi tra loro molto differenti, molto interessanti entrambi. Il primo, che invito già a accomodarsi, quello che essere d'Europa, non so chi ci sia per essere d'Europa, prego, a partire dai mosaici, dal grande prezioso tesoro della città di Ravenna, ha fatto un percorso molto importante sul tema dell'accessibilità di questo patrimonio culturale anche le categorie svantaggiate, in questo caso i non vedenti e i ipovedenti, perché il patrimonio culturale deve essere patrimonio di tutti nel senso più ampio possibile. Prego. Grazie. Io sono Melissa del Museo Natura di Sant'Alberto e insieme alla scuola abbiamo preparato un brevissimo corto racconto con i momenti salienti della nostra intervento. Qui con me oggi ci sono una buona parte dei docenti che insieme a noi hanno portato avanti il progetto e tutti gli studenti di quella che erano la prima I e la prima G e oggi sono la seconda A e la seconda C. Guardiamo se sbaglio.